Situato nel cuore dell'Africa occidentale, il Burkina Faso è un paese saheliano senza sbocco sul mare. Si estende su una superficie pari a quella dell'Italia, senza la Sicilia. La popolazione attuale è stimata in 14 milioni di abitanti. Le terre fertili sono poche e molte di queste sono assai poco sfruttate. Un quarto del territorio è coperto da foreste classificate o protette. La regione del nord, dove si trova la provincia di Zondoma, è la meno forestale del paese a causa di siccità ripetute. La sua vegetazione è essenzialmente composta da savana alberata e da savana arbustiva. Dal 1997 è stato lanciato un programma di classificazione della foresta di Bassi al fine di prevenire i fuochi abusivi, l'eccesso di pastorizia e il taglio incontrollato del bosco. Tre villaggi confinano con la foresta di Bassi. Sono Sandeba, Keneko e Wetige. Le paysans ont vu la nécessité de préserver cette formation forestière il y a de cela 12 ans. Ils ont même rédigé un PV autour de cette forêt. Vu la pertinence, on a tenu quand même à les accompagner. Et c'est ainsi, on a abouti du moins à l'aménagement de la forêt. Le popolazioni che vivono ai confini della foresta, per lo più agricoltori, dipendono moltissimo dalle risorse che questa fornisce. Alidou Belem è artigiano. Viene regolarmente nella foresta per prendere legna verde che usa per la fabbricazione di zappe tradizionali, manche de daba, un attrezzo indispensabile per i lavori agricoli. Isso Belem è un medico tradizionale. Gli abitanti del suo villaggio e quelli dei villaggi vicini si rivolgono a lui in caso di dissenteria, malaria e per altre malattie che si possono trattare con piante e cortecce d'albero. La foresta di Bassi è per lui un luogo privilegiato dove cercare la materia prima per la preparazione dei suoi rimedi tradizionali. La cave è sabrina, ti sei bocchica. Tamo amore usuosia, guayake. Ti sei nava segna ho. Io credo la si amam. La scena è un po' corona, il gas è un po' micchi,
tuwe watara sabo sampa gesin kuwe wa tonu kwamba ne da yamsa na wa be vui po ne ringa en kite ti latum kuwe wa Tutte le donne dei villaggi intorno alla foresta di Bassi usano la legna come unica fonte di combustibile. È del tutto naturale che facciano ricorso alla foresta per approvvigionarsi. La legna raccolta non serve solo a cucinare, ma anche a costruire abitazioni, granai. In poche parole, la legna è presente nella vita di tutti i giorni e il suo sfruttamento causa una pressione enorme sulla foresta. Malgrado tutti questi rischi, il sindaco della comunità rurale di Bassi nutre molte speranze per il lavoro di classificazione della foresta. Intende inoltre avviare uno sfruttamento più razionale del bosco, dando spazio anche ad attività nuove, come il turismo naturalistico e l'apicoltura. Cette protection là, même si le maire n'est pas chose, la ne s'engage pas d'une manière mettre les forestiers les choses à l'intérieur de la forêt, je sais que la population est en mesure de protéger cette forêt parce que c'est la volonté populaire.